iniziamo, diamo il benvenuto. Grazie per i beat, cazzo. Con un po' di tremarella a Andrea Di Pre. Tagliamo la testa al toro, perfetto. E alla diva del tubo. Ma, cioè, Simone, c'è una foto particolare, non so se lo fa vedere, lo sai, Simone. E Andrea, vabbè. No, sono in onda? Ah, eccolo, no, è un quadro. È un, ah, quadro. Un quadro. È un quadro che voglio vendere. È un quadro che voglio vendere. Okay. Grazie. Allora, vedo una chat gravida di personaggi che mi è stato molto a cuore. Non faccio il cavaliere questa volta, perché mi perdonerà la diva del tubo, non faccio il cavaliere, ma porco Dio fratello Giuseppe, porco Dio buono Dio cane, sono anni che ti aspetto, porco Dio, che ti ho cercato le meglio fighe del nord Italia, dei paesi baltici, porco Dio fratello, non puoi far così, porco Dio. Ok? Perché sei letteratura, perché sei arte, fratello, io ti conosco benissimo, sei arte, sei... Tu la tua Divina Commedia l'hai già scritta, Dio porco, con il Monella, non cercare altre cose, Dio porco, vieni a Praga che ti faccio scopare tutto, porco Dio. Giuseppe, se vuoi rispondere. Fratello, Dio porco. La tua cura ce l'hai... Ma non rompere i coglioni con me, porco Dio! Vieni a Praga che ti faccio scopare tutto! L'uccello quello... Porco Dio, è impressionante, Dio cane! Giuseppe, la tua gabbia mentale, Dio porco! Aspetta, Andrea, ok, ci sta, puoi dire le bestemmie, magari non abusare di questo, cioè non esagerare, ecco. Vabbè, è un concetto. Comunque, non esagerare. Comunque il quadro in vendita, cioè non questo, la coppia del quadro in vendita. Saluto la diva del tubo, anche, che dico una cosa, io sono un avvocato, saluto la diva del tubo in onore dei tanti bei momenti, perché facciamo un hype pazzesco così, però attenzione, cara diva del tubo, io oggi sono qui come avvocato, te dico subito, quindi, che matto dire. Cioè, se hai qualcosa da dire, sappi che, cioè, tu stesso non hai fatto la missione di colpa, reati a non finire, porco Dio, hai reati tali che, porco Dio, saresti da Guantanamo, Dio cane, però io, sai bene che sono sempre stato dalla tua parte, sempre, lo sai bene questo, ok? Quindi, però insomma, intanto mi chiedo scusa perché da quasi presidente di regione del Trentino Alto Adige dovevo salutare Grimboldi, padrone di casa, mi chiedo scusa che è come il sindaco. Devo salutare altresì un grandissimo alfiere, colui che è riuscito a entrare nel bunker di Preista dei Narcos senza dire niente. Lui è entrato dai veri Narcos a Praga senza dire un cazzo, Rubino. Lui ha visto delle cose inenarrabili, ve lo dico subito questo. E non ha detto di prego, vai a fare il culo, sei una voce. No, è entrato. Vedi Giuseppe, a differenza di Giuseppe Rubino, cosa ha fatto? Per dire, però Giuseppe è Giuseppe Simone, è leggenda pura. Classe 74, ecco, ci hanno chiuso anche i nostri video, io porto per l'ennesima volta, ma a parte questo. Però, cioè, quindi praticamente Grimbo, hai messo insieme una live che mi sta sul cazzo perché è troppo piena di affetti, capito? E ancora una volta, Dio porco, che devo fare? Piangere? No, allora, innanzitutto, aspetta, chiudiamo un attimo questa cosa. Giuseppe, ti vedo abbastanza infogliato. Se vuoi dare una risposta a quello che ha detto... No, aspetta, Andrea. Allora, Giuseppe ha richiesto... Scusate una cosa. Giuseppe è uno coerentissimo. E il difreismo nasce con lui praticamente, perché l'episodio di Neviano, non di Neviano, di Foggia, è storia dell'arte. La gente sa a memoria quello che lui dice delle cose stupende. Abbiamo preso tante di quelle denunce, dillo Giuseppe, quante denunce abbiamo preso in tutto? Quante denunce hai preso? Tutti ci hanno denunciato, tutti. Perfino Paniccia ci ha denunciato, cioè non Paniccia, ma robe incredibili. Allora, aspetta un attimo, allora Andrea, Giuseppe ha richiesto per questa conversazione di parlare una alla volta, ok? Quindi botte risposta dove nessuno però interrompe l'altro, quindi ora hai fatto tutto il discorso, Giuseppe, se vuoi dare una risposta, ti vedo comunque rimuginante, quindi immagino tu abbia già preparato una risposta buona. Ecco, dico solo questo, Azora, ti ha fatto incazzare Azora, l'ho risentita, vuoi incontrarla, vuoi scoparla, dimmelo, porco Dio. È un pupazzo.
No. Cos'è? No, è una donna, non quello è un buon modo per... No, lui lo sa bene che è Azzora, io caro. Oh. Giuseppe, tutto prego. Fratello, tutto è possibile. Io posso tutto per te. Prego, basta Giuseppe. Tu sei... Posso, posso, burro? Certo. Prego, prego. Tu sei talmente... ti sei talmente rincoglionito che stai su binario morto. C'hai una bella donna, la diva del tubo, no? Che te la sei giocata al... come si chiama? Al... No, aspetta, te la sei giocata... No, no, al... no, 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 ragazzi, ragazzi, no, no, io no, io, grazie, no, 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 oh, oh, no, 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 porto Dio, no, 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 è troppo, è troppo. Aspetta, oh, no, 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 è calmi, troppo, no, ascolta, calmi. Ascolta, un attimo, un attimo. No, 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 zitto, zitto. No, 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 Andrea, 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 fai finire Giuseppe, fai finire Giuseppe, no, Andrea, Andrea, dai. No, 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 ma Grimbo, una alla volta, una alla volta. Grimbo e Rubino, che siete un po' gli arbitri, tu non puoi, Grimbo e Rubino, tu non puoi mettere Ibrahimovic in mezzo, cioè, ascoltami bene, allora, questa è una cosa kafkiana, questa, chi è Kafka? Io lo sapevo, io sono... È uguale, cioè, mi metti Simone con la diva del tubo, ma ti rendi conto? Cioè, allora, Simone, che cazzo c'entra la diva del tubo? Che cazzo c'entra? Che cazzo c'entra? Ma, Simone, ma Andrea, ma ci siamo messi d'accordo così? Ci avrà le sue cose da dire, vuoi Andrea. Vuoi un chilo di vagina o no? Allora. Vuoi un chilo di vagina o no, fratello? Aspetta, Andrea, ti devo mutare, perché voglio sentire cosa dice Giuseppe. Parliamo una alla volta, dai. Una alla volta, ragazzi. Finisci quello che stai dicendo. E poi adesso, Andrea, vediamo le varie situazioni. Giuseppe. Io con la diva del tubo ci ho parlato tramite commento, quindi non la conosco, però sappi che a pelle te la sei giocata con una palla di biliardo, ma te la sei vista che bella donna che è. Ascolta, te trasmette che ti sei rintronato il cervello, che stai su un binario morto, che lei fa business con la tua faccia. Con la tua faccia, perché tu ti sei praticamente, no, ma ascolta, ma tu sei un fallito, perché io e te dovevamo Giuseppe condurre... vai a fare in culo, non capisci un cazzo, mi hai rotto i coglioni, Giuseppe, mi hai rotto i coglioni, vai a fare in culo, non ti si può aiutare, non capisci una sega, che cazzo c'è tra la riva del tubo, Giuseppe, io ti voglio bene, ma non capisci un cazzo, non capisci un cazzo, poverino, hai capito o no? Giuseppe, vai a fare in culo, ok? Vai a fare il culo, tu ti voglio bene, ma vai a fare il culo, se no non ti si può aiutare. Del tubo è una signora. Ma cosa c'entra, porco Dio, la via del tubo, cosa c'entra, porco Dio, con noi, cosa c'entra? Vuoi figa o no? Ma cosa c'entra? No, Giuseppe, ti sei mutato, Giuseppe. Ma malato, Giuseppe, ti... malato. No, 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 no. Voglio però ricordarti com'eri. Io mi ricordo Giuseppe Simone solo del Monella. Io mi ricordo il Monella di altre cose. Giuseppe, ricordati le frasi bellissime, avvocato. Giuseppe, non ti... Aspetta, aspetta. Sentiamo Giuseppe, sentiamo Giuseppe. Però, Grimbo e Rubino, giornalisti. Grimbo e Rubino, questa è violenza. No, Andrea, lascialo parlare. Bisogna parlare solo una volta. Sta utilizzando un tono educato, Giuseppe. Giuseppe è molto educato. No, ma Andrea, porca vacca. Non devi toccare... È come rovinare un cristallo. Uguale con la diva, uguale. Sono puttanate. I tempi sono cambiati. Uguale, non c'entra un cazzo. Allora, Giuseppe Simone, io praticamente ho un harem di figa e ho 50 figli. Che cazzo vuoi? Come 50 figli? Disattiva l'audio di questo. Disattiva l'audio, puoi disattivare l'audio. Ok, allora, Andrea, ti disattivo un attimo l'audio. Giuseppe, vai avanti, per favore. Sì, un attimo, ascolta. Andrea, però, sentiamo un attimo cosa vuoi di Giuseppe. A parte, no, però, Giuseppe, anche tu. Allora, sta roba della diva, tira fuori, cambia il discorso, perché rispondi a quello che ha detto Andrea. Ma questo sta su un binario morto, perché la diva del tubo è una gran signora, anzi, è la Notre Dame de Paris. Ma sai perché è la Notre Dame de Paris? Te lo spiego subito. Perché... lei è stata così fine da prendere in mano il tuo uccello chimico, perché il tuo uccello chimico è così inquinato come si chiama? Aiutatemi voi, dai farmaci, perché tu per avere un'erezione usi i farmaci. Il mio uccello, sai com'è composto? Dalla melanzana, dalla mozzarella. Il tuo, per avere un'erezione, come si chiamano i farmaci? Il Viagra. Lei fa business con te,
tu che cazzo di uomo sei? Dovevamo condurre la notizia. Te ne sei andato a Praga. Metti sullo stato di WhatsApp. Metti sullo stato di WhatsApp. No, chi c'ha il tuo numero? Vede i tuoi film porno. Vede i film porno. Tu te ne sei andato, tu mi usavi per fare i film, che, i video, che poi ne abbiamo fatti, 18 ne abbiamo fatti, e la metà non sono usciti. Noi dovevamo... Ma... No, Giuseppe, ti abbiamo perso, Giuseppe. Mi sentiva del microfono, Giuseppe. Hai buttato nel fango il trash italico, hai buttato nel fango. Tu volevi essere pagato 5.000 euro per la serata, hai buttato, e adesso ti trovi nella merda. Tu devi... No, Andrea, i gesti no. Che bella donna, ti sei mangiato il cervello, ti sei mangiato il cervello. Un attimo, che non accada più un momento. Aspetta, sentiamo Andrea. Mi avete buttato l'audio? Sono rimasto dentro solo perché c'è Simone la diva e voi. Io sono una donna. Non buttatemi mai l'audio, Dio porco. Attenzione. Io ti ho chiesto solo una donna e me l'hai rinnegata. Pezzo di merda, non puoi dire questo a me. Io ti ho chiesto solo una donna e me l'hai rinnegata. Tu devi patire perché a te ti stanno cercando la polizia italiana, hai capito? Ti stanno cercando. Allora, ti sei venduto peggio di Giuda, hai capito? Io con te video non ne farò mai, e la canzone del Monella te la scordi, venduto a Satana. Tu sei venduto a Satana, tu devi ringraziare la diva del fumo che sta facendo business sulla tua faccia. Posso parlare? Ok, sentiamo Andrea, poi chiudiamo questo. Attenzione. Posso parlare? Sei una merda. Ok, vabbè, capito. Posso parlare? Stiamo esagerando. Posso parlare? Prego, Andrea. Ecco, vedi questo simbolo? In quel tempo, un padre ebbe un figlio, che questo padre è Simone, che disse a un certo punto: io sono stufo di tutto, pur avendolo allevato, me ne vado perché tu... Questo figlio prodigo che è Simone se ne va e dice delle puttanate incredibili, perché io l'ho sempre rispettato, aiutato, adorato, ho sempre riconosciuto... Però, sarà per malattia o altre cose, lui dice queste cose per sofferenza. Perché io rimango qui e lo ascolto? Perché li voglio, per me rimarrà sempre mitologia pura. Cioè Simone può dire qualsiasi cosa, ma rimarrà sempre... Lui, cioè, io veramente l'ho sempre aiutato, lui lo sa benissimo, è anche un grande sapiente, perché comunque dice delle cose bellissime, è un grande oratore. Lui dice di essere trash e non sa di non essere trash per un cazzo, perché è un grande genio. E io lo ascolto perché ho rispetto e lo avrò per sempre. Io sono un avvocato e io ho memoria storica, io ricordo sempre, e per me sarà sempre un bomber, un po' come dirti, sarà sempre un bomber. Certo, mi dispiace vederlo soffrire, perché non si capisce che cazzo vuole. Io gli ho detto: allora, Giuseppe, che cosa vuoi tu nella vita? Ti manca il sesso? Vuoi svuotarti le palle? Vuoi l'amore? Ti manca l'amore? Cosa vuoi? Vuoi lo sballo? Vuoi diventare il sindaco di Neviano? Dimmi che cosa vuoi e io te lo realizzo. Giuseppe. Vuoi vivere a casa mia? Giuseppe. Vuoi vivere con me? Ma lo sai chi è il nuovo Andrea Di Pre del 2022 o del 2023? È Andrea Di Pre? No, non sei più tu, è il burro. Che? No, Giuseppe, no. Dimmi chi è? Comunque, ragazzi, devo dire, faccio i complimenti arriva del tubo, perché questo io sono un critico d'arte, un avvocato. Faccio i complimenti arriva del tubo per la bellezza. Io questo lo dico. Perché è giusto dirlo così. Io sono così. Poi, al di là del fatto che, porco Dio,
è in debito con me, è di brutto, però faccio i complimenti a livello della Palazzo Mobile, appunto. Questo lo dico perché è giusto dirlo, e la ringrazio per il libro che ha fatto, porco Dio, un libro stupendo, scritto veramente, io non so perché non ne parli la Rai, Dio cane, comunque, non ho capito a chi assomiglio io, chi è il nuovo di Andrea Di Pre? Sarei io, ha detto, ma no, ma non sono io. No, bro, mi hai fatto un complimento, non lo so se Grimbo è contento. Ma porco Dio, mi hai fatto un complimento, cazzo. Hai detto il numero uno di David. Godo. Però adesso è il momento, Giuseppe. Godo, bravo Giuseppe. Questo è il mio fratello, Giuseppe. Hai detto che l'uomo di Andrea Di Pre è il migliore, giusto Rubino? È il giovane intelligente della comunicazione. Grimbaud, sì, nuovo Di Pre, 2022, eh? No, ma sai che sei il 2023 ormai quasi. Grimbaud, porco. Ha detto di Grimbaud. Ma non è che per... È meglio di Amadeus, porco Dio. E porta Raffaella Carrà e Battiato. Comunque, ragazzi, voglio dire... Allora, Giuseppe, ma tu lo sai che io ho fatto la prigione, Dio porco? Che non potevo telefonarti. Senti, allora, voi Giuseppe, ero in prigione, non potevo telefonarti, ero in prigione, Dio porco. Senti, ascolta, vuoi essere un gran signore elegante, devi chiedere scusa alla diva del tubo. Allora, attenzione, già con le scuse l'altra volta... Ad ascoltare te, porco Dio, ad andare al cimitero di Terracina a chiedere scusa a Paliccia, abbiamo una causa insieme adesso, porco Dio, lo sai questo, vero? Esatto, tutto il processo. Chi se ne frega? Ah, chi se ne frega, Dio porco, sono soldi e ma su, andiamo dentro di nuovo insieme? Sai cos'è la dignità? Tu sai cos'è la dignità? Sai cos'è la dignità? Sai cos'è il carcere? Sai cos'è il carcere? Sai cos'è il carcere, Dio porco? Sai cos'è il carcere? Lo sai cosa vuol dire vedere 20 tedeschi nudi in doccia, Dio porco? Che mi dicono, perché non entri? Dio porco, anche no, Dio porco. Sai cos'è? Il carcere sa cos'è? Vito alloggio, Allora, aspetta, bro, chiudiamo un attimo. Bro, io vorrei... Se fai così. No. Comunque una cosa, facciamo così. Ragazzi, posso dire perché comunque è un momento di festa, è Natale, non di presa, è festa. E ripeto, diciamo questo. Io non dico di Rubino, perché Rubino è giornalista, è giornalista di fatto, lui è un giornalista come Grimbaud, quindi sono giornalisti, giusto? Sono come quelli della stampa, dello sport, e spero che non siano come quelli che parlano sempre male della Fiorentina, Dio porco, perché però a parte questo, stampa, io adesso farei così, perché io mi devo anche un po' sciogliere, ragazzi, lo dico anche per la diva, per sapere così si fa, come io mi mantengo, voi non ci crederete, ma io mi mantengo, Giuseppe, come ballerino. Burro. Aspetta, Burro, Giuseppe, Andrea ha appena detto una cosa incredibile. In che senso, Andrea? No. Perché la domanda di tutti è come ti mantieni, e ci dici che... Giuseppe, guarda io che lavoro... siccome io ho perso tutti i lavori, perché comunque... Guarda che lavoro sto facendo io, il ballerino. Un attimo solo. Possiamo vedere una prestazione, Andrea? Mi sa che la sta per fare. Faccio una prestazione. Posso propormi due prestazioni? Giuseppe, no, rimane, Giuseppe, due prestazioni mi devo proporre. Dica se sono fatto, Dio cane. Se sono fatto di emozioni. Sì, allora, di emozioni. La prima è la seguente. Giuseppe, in cosa si sostanzia la donna? Grazie per i beat, cazzo. C'ho una paura. Ascolta. Giuseppe mi ha fottuto 40 euro, mi ha fatto due video e poi mi ha bloccato. Vabbè, Andrea, vediamo la tua... Rubino, per favore. Facciamo così, ragazzi. Allora, innanzitutto, innanzitutto facciamo così. Ragazzi, mi serve per rompere il ghiaccio? Sì. Ma la diva è presente o è un ologramma? No, ma adesso chiediamo anche alla diva. Innanzitutto, Andrea, finisci la performance che devi fare. Litigio. Diva del tubo, che cosa avvenne quella volta nel bagno? La prima volta che ci siamo visti? No. Ripeti? La prima volta che ci siamo visti nel bagno, cosa accade? Che ho buttato la bamba nel cesso. E poi? E poi ti ho detto che ti avrei mandato le palle in gola. Sì, ottima immagine, bucolica. Ma Andrea, facciamo questa performance. Se ti serve della musica, te la metto io. Esatto. Allora, esatto. Scusate, sono un po' ragazzi, ma un po' di rispetto, però sono un po' rallentato. Tranquillo. Noi siamo qua, siamo rallentati pure noi. Porco Dio, sembra di essere in ufficio, Dio cane.
Sì, sì. Allora, abbiamo tutta la notte. Tutta la notte, Cocco e... Allora, no. Signori, allora, c'è una grande cosa che voglio dire a tutti voi. Solo una grande frase. Giuseppe che, voleva solo una grande frase. Domanda. La grande botta. No. Chissà se c'è qualcuno di voi che sia commentata da molte credo. E lo posso raccontare. Ascolta Giuseppe! Senti com'è nata la trap. Circa 12 milioni di anni fa. Quando qualcosa nasce nel cielo. Quando qualcosa nel cielo stava per scoppiare, il buco bianco. Zolfo, azoto, tutte le molecole necessarie per far scoppiare, anzi lo chiamano il Big Bang, Giuseppe, il Big Bang, Alicia, la grande botta, 12 miliardi di anni fa, Rubino, Rimbo. Tutto questo lo sapeva, oh, Felipe Luar, pensate un po'. Cioè, Giuseppe, pensa se non c'era la grande botta. Ma dove cazzo è, Andrea, adesso? Ma non stai ballando, non c'è del ballo in tutto ciò. È il Big Bang, io porto. No, Simone. Vabbè, c'era della... della polvere. Philippe Lenoir, Leonardo da Vinci, Michelangelo, eccetera. Però oh, White Party o no stasera, ragazzi? White Party, certo. O no? Primo, io mo parto a Milano. Un attimo. Allora, adesso vi dico della danza, come dicevo prima. Okay. Allora, posso dire solo questo, poi basta, poi non parlo più. Posso dirlo? Certo, dipende. Però allora, sì. Ragazzi, ascolta Alicia, ero in carcere, non conoscevo nessuno. Allora Daria, vi giuro, incontri le altre persone, i vari boss, ok? Mi si avvicina, uno tutto palestrato, vi giuro, perché io comunque cercavo di fare ginnastica come... E figa, sto qua, che forse era un po' omosessuale, mi dice, niente di male. Parli bene. Niente di male. E da lì è nato questo ballo, che Giuseppe, tu ballerai con me adesso, perché so che piace ballare. Si chiama Confidence. Confidence. Va bene? Non mi sembra propenso. Così. Vabbè, magari dopo. No. Oh, ragazzi, guardate come... Io mi vivo così via a Praga, ballo nei locali, Bomba, è pieno dei locali, io ci sono stato a Praga, te lo ricordi, no? Ma è meglio non ricordare. Porco Dio. Ma però perché siete tutti tristi, Dio porto? No, stiamo aspettando la prestazione maiuscola. Deve partire il drop. La prestazione, Andrea. Sì, ok, ma ragazzi, ma porco Dio, sono in imbarazzo, perché non ridete? Ma no, beh, ma perché Andrea, l'attenzione ora è verso di te. L'attenzione ora è su di te. Albano. Buonasera. Vabbè, tanto io sopra il vostro feed perché ci piscio. Sì, non è un problema. Vabbè. Comunque, dopo questa performance, vorrei sapere un'opinione della diva del tubo di tutto ciò. Vorrei un discorsino. No, prima. Sì, dopo, Andrea. Ovviamente non ci perdiamo la tua performance, ci mancherebbe. Dai, fatemi. Non trovo il link. Se mi dici come si chiama, te la metto io. Esatto, il Confidence. Se no metti ciao. Ce l'ho, ragazzi. Ok, vai. No, non c'ho un cazzo. Te la metto io. Chi è l'autore? Oh, ogni anno a Natale, Dio porto, quando facevo i premi di pittura, ogni volta così. Sempre tutto sbagliato di volta. Ma Andrea, chi è l'autore sbagliato di questo brano? Ce l'ho, ragazzi. No, Confidence, mi serve Confidence. Di chi? Confidence. Figa, You Can Really Dance.
Ah, Coffin Dance. Ah, ce l'ho. Ok, solo un attimo, leggo un fax al volo, perché veramente mi avete un po' sì, spento, Simone, il fax è una parola in codice, eh? Un bel fax. Sì, però veramente non me l'aspettavo da voi, perché se c'è uno che deve essere incazzato sono io, non voi, cari amici, cara Diva e caro Simone. Dovrei essere io con voi incazzato. Attenzione, porco Dio. Attenzione. Okay, allora, hai trovato il... No. Simone è il fax, perfetto. È arrivato un fax dalla Germania. Fax. Perfetto. Come tanto si fa a fare white party così, Dio porto. Non mi hai detto che era un white party, Simone, eh? No, altro fax. Altro fax. Lo so, sono notizie continue dalla Germania. Vabbè, ma perché ogni tanto deve andare in cucina che deve togliere i cosi, no? Tre mesi. No, è quando arriva il fax... Ok, il fax è arrivato, è un fax colombiano. E tralasciamo i dettagli. Comunque, vediamo questa dance, perché ovviamente c'ho un hype addosso. Esatto, che... esatto. Sì. Perfetto. È tutto vero, ragazzi, guardate. Ecco. The first man's name was Kiki. He was a little pants. His brother was the champion, but Kiki loved to dance. The second man was Chuchu, a master of romance. He loved the damsel in distress, but not as much as dance. And then one day it happened. They went off to this world. They went on to a journey idolized by the boys and girls. They learned so many lessons. Okay, anche per Giuseppe, but no matter where they wound up, they never stopped the dance. One day inside the station, in Amsterdam, for chance, the man was dancing side by side by the man with the crooked glance. They turned to face Charles. It was just happenstance. Ascolta now. These two men would meet that day and do that fateful dance. Wow, you can really dance. E ho risposto, yes, I can really dance, Dio porco. Dici, Giuseppe, un bel ballo. Yes, I can really dance. Bene, una danza tribale pazzesca. Sì, un po' tribale, un po'. Giuseppe, volevi fare un commento a caldo? No, fai parlare la diva del tubo che non ha parlato. Perfetto, bravo Giuseppe, mi piace questa tua educazione. Allora, Alicia, allora mi raccomando, Andrea, mi faccio i miei complimenti. I miei complimenti. Mai trovato un ambiente più freddo di questo, più freddo, più ignorante di questo, ignorante. Spero che ballando, i giornalisti, abbiano fatto apposta per rompermi il cazzo. Non meritate un cazzo. Ma, porco Dio, mi sono esibito. Ecco, Simone, che cazzo vuoi da me? Che cazzo vuoi? Vuoi droga? Cosa vuoi? Io? No, Simone. Vuoi droga? No. Vuoi droga? Se voglio droga? Sì. No, dimmi gli affari che ci sono stati... tra te e Valtessurai, testa di cazzo. Dai, vattene a fare il culo, Simone. Aspetta. Allora, sentiamo un attimo Alicia. Tu dimmi ma cosa vuoi da me? Cosa vuoi? Le tue palle.
Tu lo sai che devi pagare quello che hai fatto, vero? Aspetta, sai, Giuseppe, visto? Aspetta, Giuseppe, sentiamo un attimo Alicia che non ha ancora parlato. Allora, Alicia, se vuoi parlare per un minutino senza che nessuno interrompa, possibilmente, Alicia, dacci la tua versione, dici un po' cosa pensi di tutto. Sì, non so, secondo me il fax sta facendo un effetto un po'... No, il fax un cazzo. Tu lo sai che mi hai fatto chiudere l'account Instagram con le tue conoscenze? Sono 7 anni che tu mi fai chiudere gli account e che mi ricatti con gli account, che compi atti di bullismo, che compi atti, che usi i network. Non ridere, mio porco! Non ridere, mio porco! Dovresti essere già in carcere! Che cazzo stai dicendo? Non ti vergogni! Io porco. Aspetta, Andrea, sentiamo un attimo la versione di Alicia. Alicia. No, la versione di Alicia è un cazzo! Mi ha fatto chiudere tutti gli account. Conosce qualcuno dentro Meta che ha messo sul mio account un blocco? Lo vedi che butta giù i profili? Tutti hanno paura di porco Dio. Cioè, l'ha fatto a me, l'unico che veramente era con lei, porco Dio. Ok, sentiamo un attimo la versione di Alicia. Cioè, sentiamo cosa dice. Abbiamo capito, Andrea. Sentiamo un attimo cosa dice Alicia. Questo è vero. Sentiamo Alicia. Non interrompere, per favore, vai. Io semplicemente ho segnalato questo profilo Instagram su cui era stata fatta una diretta in cui c'erano degli insulti riguardo Ascolta, a me. Allora, sono 7 anni, ho 7 anni di messaggi, li volevo far sentire ancora una volta? Quello che mi facciamo sentire in diretta? No, vabbè, non esageriamo. Alicia... Ma che cazzo dici che lo dici dappertutto? Che cazzo dici? In più non la smette mai, porco Dio. Non la smette mai da 7 anni. Facciamola parlare. Guarda. Bravo Giuseppe, hai ragione Giuseppe. Alicia. Fammi parlare. Che è? Che porco Dio. Che sta succedendo? È difficile stappare una maglietta del genere. È un po' difficile, oddio, magari. Maglia di merda che l'ho vinta alla corsa campestre di merda e si era fatto schifo. Ma vai a San Patrignano! Vai a San Patrignano! Ma Andrea, ma perché stai strappando una maglietta? Toglila normalmente come... No. Oh, non la smette mai di buttare giù i profili. Guardate... Occhio a non farti male, Andrea. Per la forza Nuke. Guarda, sto rovinando una male dolce campana. Ma non era quella della corsa campestre? Posso parlare? Guardate, videoteca di Preista, porco Dio, mi sta distruggendo. Videoteca di Preista. Ci legge? Che cazzo ti sta scrivendo? Vabbè, Alicia, no, aspetta Andrea, sentiamo Alicia, non interromperla Andrea, per favore, dai. Alicia, no, è vero, l'ho perseguito da anni, è il mio modo per dimostrargli amore. Ma scusami un attimo, una domanda per capire, voi due, non interrompetemi urlando possibilmente, voi due siete stati insieme e poi, giusto? Siete stati fidanzati? Lui sostiene di no, però... So. Diciamo questo. Allora, storicamente parlando, ripeto, il primo incontro con Alicia, non è vero che volevo vedere altre persone, io volevo vedere Alicia, mi ricordo benissimo, è stato bellissimo quell'incontro, bellissimo. Perché? Mi ricordo è stato bellissimo il vederla, conoscerla, perché già la conoscevo, lei è una youtuber storica, attenzione, stato bellissimo, lei gentilissima, suo padre è stupendo, ho avuto un'innata simpatia per quella famiglia perché suo padre è un grande antiquariato e ho capito che lui mi stimava all'indomani dello scontro con Achille Bonito Oliva, è vero questo, eh? Mentre tanti dell'arte dicevano che io ero lui mi aveva detto, tu di presso sei uno, è vero o no questo? Cioè suo padre mi stimava come critico d'arte e da uno del settore l'avevo molto apprezzato, ok? Questo è il fatto. Poi ma poi abbiamo fatto dei video stupendi insieme, sono stato io il primo tipo anche quello con Max Felicitas, ma che video è? Era stupendo, ti ricordi quello ci siamo anche divertiti, capito? Cioè, il problema è stato che io lo posso dire questo, Alicia ha vissuto una storia personale, possiamo dirlo, di sua familiare. Ma l'hai letta nel libro questa cosa?
Mi sa che se sta pensando, ha fatto effetto la fax. No, mi sa che si è bloccato. Si è bloccato, sì. È fax. Non è che decide insieme a internet. Comunque, Alice, intanto approfittiamo di questo momento. Vabbè, a parte che non c'è, non è neanche giusto parlare mentre non c'è. No, infatti, aspettiamo che tu... Comunque... No, comunque volevo dire, Giuseppe, volevo dire che sto apprezzando l'educazione con cui ti stai ponendo in questa diretta. Cioè... No, davvero, anche a me è piaciuto molto. Grazie, Giuseppe. Ti ringrazio. Molto... Bravissimo, Giuseppe. Ecco. Cioè, stavo dicendo, abbiamo fatto dei video bellissimi insieme, ok? E in alcuni di questi video, ammettiamolo, c'era il nostro fidanzamento, è vero, lo dico, era nato come una cosa fake, ti ricordi? Però, parliamoci chiaro, c'era una grandissima complicità, è verissimo questo, è verissimo, perché io ero felice quando la vedevo, è vero questo, e anche lei, e anche il... Poi improvvisamente, per una cosa che poi tra l'altro non esisteva, in lei è nata una scintilla per cui... io ho capito che per lei era più importante, diciamo, un qualcosa diciamo, una relazione che i video in sé. Questo è un po' il discorso. Okay. Che succede però, la cosa gravissima, lei inizia, io non l'ho mai sottovalutata a livello di intelligenza, anzi ne ero sempre ammirato, e dirò di più, quando io spesso dico, io sono avvocato, cioè tu non hai il titolo, non sei un cazzo, non è vero, una sega, perché lei... ha un'intelligenza veramente che meriterebbe 10 lauree honoris causa, ve lo dico io, e anche Simone meriterebbe una laurea in sociologia come minimo, perché è intelligentissimo già per Simone, cioè, nelle cose. Però cosa succede? Che lei attua questa cosa sistematica, tremenda, violentissima, che è frutto solo di uno psicopatico, e lei stessa non dice di essere psicopatico. Andrea, allora, se la diva è ancora innamorata di te e ti perseguita dimostrando il suo amore, perché non ti dai da calmare? Ma perché? Fatti parlare solo 30 secondi. Perché non vai in una comunità? Ti fai calmare a livello psicologico, non so se sei drogato, e ti rimetti insieme alla diva. Te lo stai dicendo, innamorata? Allora, sì? Ecco. E Giuseppe, se tu provavi a fare giurisprudenza ti avrebbero bocciato il primo anno. Okay? Qual è il nesso fra le due cose? Non c'è nessun nesso, ma ti dirò di più. Io non mi drogo, ma se mi drogassi, la responsabile, sapete chi è? È la diva. Perché quando uno ti perseguita, è vero o no, diva, giorno dopo giorno, per 7 anni, ti butta giù tutti i profili, sistematicamente, a comando, domani ti cade, ho tutte le prove comunque, perché conosce dentro Meta l'amministratore numero uno, un grandissimo figlio di Troia che vorrei vedere, non preoccupate che sono il numero di matricola, va bene. No, ma a te io non farò mai niente, io con te non me la prenderò mai, lo faccio per tuo padre, per te stessa che sei malata, ok? Io ce l'ho, è come se tu fossi indemoniata, io ce l'ho con quelli che ti supportano, ok? Comunque, ragazzi, immaginate se la Ferragni chiudesse il profilo. Allora, c'hai la DSM del culo a questo punto. Che cosa? Perché? Tu c'hai la DSM nel culo. Ma scusa, se lei ti sta dimostrando il suo amore, lo capisci o no? Che lei non vuole che io abbia i social. E ti sta perseguitando per fartelo capire. No, a questo punto. Sì, ma non vuole che io abbia i social, lo capisci o no? Questo è vero. Allora, lei, Alicia, non vuole che io abbia un social. Alicia, qual è la tua versione? Perché tu continui a far bannare Andrea Di Play da anni? Facciamo parlare la diva. Facciamo parlare Alicia. Alicia, perché vuoi far bannare? Perché fai bannare Andrea Di Play da anni? È vero tutto quello che dice Andrea, però io l'ho fatto perché mi sono sentita ferita da lui. Ok, in che modo? Perché comunque lui mi ha fatto credere una relazione che in realtà non era proprio quella, perché è andato con altre donne, perché faceva i porno, perché creava altre relazioni. E poi vabbè, in tempi recenti chiaramente lui mi insulta sui social e io ricambio. Quindi... Andrea, ascoltami. Ma cioè, nel senso, tu sei innamorato di lei? Questa domanda. Allora, ragazzi, io bella domanda, ti rispondo subito. Allora, sì. C'è da dire questo, che io l'ho sempre detto, tu stai colpendo l'unico uomo che è il migliore su questa terra, perché
Gli altri vanno a troie e non te lo dicono, ok? Io faccio il porno solo per esibizionismo, ok? Ragazzi, io non provo affetto per nessuno, non me ne fotto un cazzo, non ce la faccio, ok? Ma provo un affetto forse superiore, come nel De Amore di un grande... cioè, provo un affetto superiore e... io adoravo, cioè c'era un feeling fortissimo a livello proprio di mediati, non so come, cioè per emotivo, me l'amore è una puttanata, è troppo scontato, capito? Non credo in queste puttanate. Lei paradossalmente era ideale per tante cose mie, cioè anche allora, per le palle. Allora a questo punto sì, la stanza. Ma il problema qual è? Io l'ho sempre detto, il problema è l'accanimento sui social. A questo punto la stronza è la diva che sta perdendo tutto questo tempo. Fiero di sì, ma non lo fa per cattiveria, lo fa per amore, capito? Sì, infatti, così, lo fa per amore, questo deve essere chiaro a tutti. Quindi tu, Alicia, sei innamorata ancora di lui? È difficile dirlo, è una cosa che va oltre l'amore il nostro, secondo me. Ragazzi, è ossessione, tipo? Sì, è ossessione, reciproca. Allora, però vi dico questo. Giuseppe Simone, prendi ancora il Viagra del secolo. Però, ma quello, ragazzi, il Viagra, guarda, per esempio, Rocco mi ha fatto vedere questo qui, guardate, è Makalov, funziona tantissimo, perché influisce anche sull'amore. No, veramente, è stato bravissimo. Fra l'altro è anche amico di Alicia, lo così freddi, ha fatto... allora, il problema qual è? Che ognuno di noi ha un suo sogno, giusto? Cioè, io mi ricordo, ragazzi, quando avevo 12 anni, mandavo le cassette a Blob, per farmi blobbare, e loro mi blobbavano. Un giorno mi buttarono via la cassetta, non la spedirono, ok? Io impazzì, mi ricordo, impazzì in un modo, perché, cioè, purtroppo la chiusura di Andrea di Preofficial, ok, per me segna un punto di non ritorno. Sapete qual era il mio sogno? Che se me l'avessero riaperto, sapete chi era la prima che invitavo? Alicia. Subito. Perché... che il fatto che lei comunque lo faccia per amore lo dimostra solo un fatto. Ha fatto un libro, ragazzi, dove mi ha dedicato un capitolo intero. È vero. Capite? Due te ne ho dedicati. Io l'ho comprato via Amazon, l'ho comprato, devo ancora leggerlo però, non può leggerlo, perché se, poi mi sale la... ecco, però l'ho comprato subito perché figa, è un onore bellissimo. Cioè, ma guarda, ragazzi, può anche essere che faccia più hype adesso di prima, attenzione, però io gli ho detto a lei, se tu mi recuperi il profilo, perché io capisco anche le sue esigenze, io metto nel mio nome, Grimbo, metto nel nome del profilo il suo e il mio insieme, il ripreiscio, capite? Ecco, comunque sia, insomma, però devo dire una cosa, questo lo ammetto, allora io non uso le sostanze, può essere che uso ogni tanto qualcosa tipo il crystal, che è un po' diverso. Ed quindi tu, Andrea, non pippi? Io non so, mi dico, oggi mi ha scritto un tipo, un amico, te lo dico anche, un amico di Alicia, che mi fa vedere una foto sua moderna, non so come fa, è nuda. Bella. Chi è che ti manda le mie foto nuda? Chi è che ti manda le mie foto nuda? No, Giuseppe, comunque è un bel casino. Io però vi dico la verità, ho ormai il profilo è andato, basta. Però godo così per parlare, spero di fare altre dirette così. Fra l'altro abbiamo anche una grande amica in comune, che è una psichiatra intelligentissima, che si chiama Emanuela Papa, lo devo dire. Mentre un grandissimo coglione, è un certo Romito si chiama. Romito. Oh, ma quello è un deficiente. Io l'ho scritto, ma che cazzo me ne frega? Quello è un coglione proprio, quello è proprio un demente. E invece mi piace molto lo psichiatra, come si chiama? C'è uno psichiatra bravissimo a parlare, bravissimo, che tu hai conosciuto. Valerio Rosso, come si chiama? Valerio Rosso. Valerio Rosso, ragazzi, parla in un modo, è un genio. Parla in un modo figa. Andrea, a parte psicologi, eccetera, posso farti una domanda sincera? Cioè, tu hai questo modo, no? In generale, molto particolare anche di parlare, di esporti, eccetera. Poi fai vedere che comunque, cioè, diciamo che tutti ti conoscono anche perché comunque fai uso di sostanze. Io non ho mai capito, ma cioè, è vera sta cosa o lo fai per il personaggio? Spiegaci una volta per tutte questa cosa. Così almeno... Allora, ragazzi, voi sapete cosa vuol dire
E il primo gennaio è l'anniversario del sesto anno di Vendetta. Sei anni di Vendetta. Sei anni di Vendetta, dove al secondo Alicia mi rovina la vita. Come la rovina? Mi chiude i social. Giuseppe mi chiude i social, mi ha chiuso anche YouTube di recente. Ti ha anche denunciato. Mi ha denunciato, dai. Mi stalkerizza. A Praga, perfino nei bar la conoscono, nei bar la conoscono a Praga. Ho buttato giù i profili a tutte le tue amiche. Ok, ma Andrea, rispondi alla mia domanda. Un attimo, tu capisci cosa vuol dire fa tutto questo? E gli ho rubato la fidanzata nuova. Amore puro. Cioè, e allora Andrea, scusa, ti faccio due semplici domande. La prima: se Alicia, la diva del tubo, ti ha fatto terreno bruciato, punto primo. Te, perché a me i miei fan me lo chiedono, ma il tuo caro Andrea Di Pre come campa? Ce lo puoi spiegare? La seconda domanda, frena la bocca. La seconda domanda. Tu, se torni nel tuo ovile, che sono io, tu ti sistemo io il tuo cervello squagliato. E poi, una volta che sei guarito, vai a Genova, perché mi sa che Alicia è di Genova. Sbaglio, Alicia? Sì, i miei genitori sono della Liguria, sì. Ok, e poi si è concluso tutto sto harem. Giuseppe Sivone meriterebbe. Quando stavi sotto la mia direzione eri normale, adesso. No, allora sì, ma però ascolta, bravo, ragazzi, no, sentiamo, dice Andrea, Giuseppe, dici, ascolta, questo Giuseppe Sivone meriterebbe il Nobel per la letteratura, ragazzi, perché veramente è no è vero, sì. Però il fatto è questo, che Alicia ha attuato delle azioni, ragazzi, io questo non l'ho mai sottovalutato, criminali da paura. Ha una organizzazione dietro che fa tremare chiunque. Ragazzi, fa tremare chiunque. Lei può far chiudere il profilo anche alla Ferragni se vuole, ok? Lei può fare quel cazzo che vuole, ha un potere immenso. Io ovviamente. Allora dici una volta per tutti come cazzo campi. Un attimo, no, arrivo. Arrivo, ok. Io paradossalmente, a me perversamente, questa cosa mi piaceva pure, perché dicevo, cazzo, è così diabolica, così potente, che era ideale per i miei scopi di preistici, di fondere il diplomismo del mondo. Alicia ha un potere paragonabile a quello di un capo di Stato. Alicia può buttare giù la Meloni, in confronto non è un cazzo. Però giustamente le persone così perverse vivono tutto in un modo molto particolare, e io stesso, forse per la mia cultura religiosa finta, perché anche io sono un finto cattolico, capite? Cioè, ha trovato una persona che a sua volta è molto borderline e strana. Praticamente noi saremmo come Bonnie e Clyde, sicuri, porco Dio, cioè verrebbero fuori dei casini incredibili. Fra l'altro, piace moltissimo a tutte le persone che piacciono a me. Cioè, le persone che a me piacciono, gli piace anche lei. Perché? Perché comunque c'è una somiglianza di fondo, capito cosa voglio dire? Il problema è farle capire che io, cioè, sono più, io rapporto, cioè, io sono meglio degli altri maschi, io non tradisco, io veramente, ragazzi, io se scopo lo faccio per esibirmi, lo sapete, le mette i miei porno come sono, tu l'hai visto, no? L'hai visto? E sono dire, ecco, cioè io sono un esibizionista, se vogliamo, capito? Questo è il fatto. Però il problema qual è di fondo? Che allora l'Alicia ha la password, la keyword per ridarmi il profilo, ok? Io gli ho detto, ti giuro che se me lo ridai io lo chiamo di Preiscio. Frena! Tu, se vuoi avere questo, la devi semplicemente corteggiare. No, non è così. Allora, ci sono tantissimi video che parlano. Se voi guardate i primi video con lei, vedete che la mia felicità è reale. È reale. Perché nella mia mentalità
nella mia mentalità era una... Io adoro, cioè, lei non ha mai giudicato le mie cose. Cioè, capite cosa voglio dire? Anche suo padre ha solo tirato fuori l'incenso per... Ma non mi ha detto il cazzo da fare. No, è vero, ragazzi. Ma poi, fra l'altro, vi dico a una persona, ho conosciuto sua cugina, che fa la patologa, fu un giorno bellissimo, entrate e mi parlavano di coglioni. Io, cioè, è stata una roba per me, vabbè, una roba stupenda. Una roba molto bella, ma Andrea, non hai risposto né alla mia domanda né a quella di Giuseppe, cioè... La mia domanda è se comunque il tuo è un personaggio oppure davvero... No, il mio non è un personaggio, però diciamo la verità, ragazzi, chiunque al posto mio si sarebbe suicidato, perché 7 anni di stalking, come ho subito io, chi mi ha tenuto in vita? Chi mi ha tenuto in vita, secondo voi? Chi? Chi? La droga. Chi? La droga. La sacra Vergine Madre, pura, pura Vergine Madre, Maria Bianca. Ah, è la citazione Club Dogo. Burro, mi assento 30 secondi, vengo un attimo, eh? Ok, ok. Ho paura. Comunque, oh, diretta stupenda, veramente, ragazzi. No, veramente... Ho trovato due persone. Queste cose siano uscite fuori, perché sono vere, comunque. Ma... Ragazzi, è tutto vero. E infatti, allora, sulla denuncia, io ho sempre detto... A parte il fatto che se vado io a denunciare già... Ma no, già, ma chi se ne frega di quella cosa, ma dai. No, ma io non posso denunciare una persona... Cioè, se Alicia... Cioè, ragazzi, lei ha fatto un libro, e guardate che l'ha scritto benissimo, eh? E se io fossi con lei, avrei chiamato Radio 1, porco Dio, le avrei detto, teste di cazzo, figli di puttana, che fate il programma, indovina la traccia. Perché non recensite il libro di Alicia Griffanti che ha scritto, che è un capolavoro letterario? Che è un capolavoro letterario? L'avrei fatto, capite? Però mi viene in mente Instagram e mi scoppia il cervello. Però intanto lei mi ha citato. Se lei non mi voleva bene, col cazzo che mi citava. Okay? No, io ti ho citato con nome e cognome proprio perché... Esatto. Ecco, sono incazzatissimo che dell'ultimo suo video musicale, stupendo, stupendo, stupendo... E tu mi hai bloccata quando è uscito il video musicale. Sì, perché non hai fatto il mio nome. Oh, cazzo. Burro, posso? Vabbè, non posso mettere prego, il tuo Giuseppe. Nome dentro una canzone. Ma chi lo fa? Scusami, dai. Prego, Giuseppe. Aspettate che ma sei proprio egocentrico. Io lo adoro perché è così egocentrico come un bambino, come i bambini egocentrici. È adorabile. Aspetta, è Alicia, adorabile. Un attimo, che c'è Giuseppe che ha... Dico la verità. Devo dire una cosa, che un giorno scusate, allora, voi sapete la fiaba del brutto natrocolo che diventa cigno? Cioè, sì. Allora, diciamo, io da Alice la conoscevo anche prima da modella, perché lei era su un network di modelle e già allora era... E ragazzi, ve lo dico tranquillamente qui, non è un maschio, ve lo assicuro. Ok. Però non ti è un maschio. Un maschio, dai, ti non è un maschio, non è un maschio. Vabbè. Io l'ho fatta godere bene, è vero o no? Vabbè, tralasciamo questi dettagli. Beh, no, parliamoci chiaro. Mi hai fatto godere spiritualmente, questo sì, mentalmente. Giuseppe, l'ho fatta godere il filmino, se finisce su YouPorn, diventa il padrino di Rock. Comunque, Giuseppe. Vabbè, comunque, però devo dire, purtroppo, guardate, un altro esempio del fatto che mi vuole... A Praga, purtroppo, un giorno mi hanno rotto la macchina. Mi hanno rubato tutti i video, tutti, ok? Lei voleva trovare chi mi ha rubato i video. Capite cosa voglio dire? Andrea. No, ragazzi, non sto scherzando questo, eh. No, è una cosa molto... Giuseppe, dici... Lui è sempre sotto la mia protezione, cioè io gli posso fare del male, ma se qualcun altro lo fa lui, poi deve vedersela come. Ecco, un'altra cosa, sul carcere in Germania, sul carcere in Germania, in realtà, vi spiego... Io un po' lo conosco il diritto un po', avevo capito che l'avvocato d'ufficio era più importante che in Italia. Quindi ho detto, Andrea, l'unica soluzione è puntare su quello d'ufficio, ok? L'Alicia l'ha comunque chiamato e che è successo secondo me? Che sto avvocato ha visto la sua foto e improvvisamente io, da matricola, divento, anche per la polizia tedesca, Herr di Pre. No, vi giuro questo. Vuol dire signor di Ok, aspetta. Sentiamo un attimo Giuseppe. Sentiamo un attimo Giuseppe che sta aspettando. Si vede. Era innamorato quello lì di te, ti giuro. Ok, Andrea, aspetta un secondo, adesso riapriamo. Andiamo Giuseppe. Viva, penso che forse le saprai queste cose, penso che scema non sei.
Allora, Ministero dell'Interno, ok? Ministero dell'Interno, perfetto. Allora, qui magari Giuseppe, non leggere i dati sensibili. Cioè, se vuoi leggere i tuoi, ok, ma i suoi magari non leggere. No, non me ne frega né merita minchia. Per cui voglio dire, io sono tipo che odia spiritualmente la privacy. Eh no, ma Giuseppe, è una questione proprio legale. Cioè, mi metti in sbatti a me se leggi i suoi dati. Mi assumo totalmente da testa ai piedi le responsabilità. Quindi Simone Giuseppe, nato a Castellano, Lecce, 18 gennaio 74, residente a Nebbiano, Lecce, in via Tripoli, 49-51. Di Pre Andrea, nato a Tio... Però non dire i dati, Giuseppe, non dire i dati, Dio cane, non dire i dati. Perfetto. Due interno numero 2. Perfetto. Vabbè. Ragazzi, c'è una linea comune fra Giuseppe e Alicia. Entrambi sono miei affetti per sempre. Okay. Entrambi hanno caratteri psicopatici. Cioè, Giuseppe è un signore, è una persona stupenda, ma lui ha delle manie, dice i numeri di telefono. Per esempio, parla di Walter Surai, che è un grandissimo regista, che voleva farci una canzone, gli ha fatto un video bellissimo. Però Giuseppe, è come se Giuseppe soffrisse. Se tu gli fai un regalo, Giuseppe soffre del riceverlo, capite? È una psicopatia anche questa. Ma ragazzi, ci rendiamo conto che con lui a Torino c'erano 10.000 persone a guardarci. 10.000 persone, ragazzi. Che c'era anche la tua presenza, eh? Sì, ma ragazzi, ma ci rendiamo conto che Lea Di Leo l'ha denunciato, la mia amica Azora l'ha denunciato, la mia amica, come si chiama quella stupra lì, cioè, capite cosa lui ha sopportato, anche poverino? Perché ti hanno denunciato, Giuseppe? È vero, sì, ma però io ho sempre detto, lui è un genio, ma vedete come parla e tutto, cioè, ecco. Andrea, io parlo in termini contadini, i miei sono contadini che tra 15 anni non ci saranno più, per cui voglio dire, io ho 48. Noi siamo coetanei, stesso anno. Giusto, mi hai levato le parole da bocca. Ascolta, tu vuoi guarire dalla tua schizofrenia, inizia a venire da me e vedrai che ragionerai meglio. Te lo dico... Ti giuro, siccome io probabilmente... e devo fare come Dante Alighieri, che non ho più casa e dovrò spostarmi, verrò da te a Lecce, ti giuro, se tu mi ospiti a Lecce, io ti prometto figa a nastro. Guarda, le tue parole non mi servono, io sono tipo che mi facciano i fatti concreti. No, ma se io vengo a vivere a casa tua, cosa vuoi per vivere a casa tua? Lavoriamo la vigna. Lascia perdere queste cose. Sarebbe una bella scelta. Sì, scelta, giusto. Sì, anche per te, insomma, saresti meglio. Ma io ti aiuto nel lavoro. Giusto. No, ma guarda, Andrea, io una volta ti chiesi qual è la provincia pugliese più puttana. Tu mi hai risposto. No. L'abbiamo fatto, l'hai detto te, Brindisi. Brindisi, troie totali. Salutiamo le ragazze brindisiane. Saluta le ragazze di Brindisi, eh. Brindisi, troie totali, vere troie. No. Io ti chiesi, Andrea, Andrea, ti dispiace, basta che tu alzi il telefono, perché te ne vai a Cuba, te ne vai in Argentina, te ne vai negli Stati Uniti. Ti dispiace solo una, me l'hai rinnegata, mi hai tolto il pane dai denti. Cioè, non è perché io non sia capace, però ti chiesi solo quello in tutta la tua vita. Anzi, in tutta la mia vita. Ragazzi, lo ammetto, anch'io ho fatto qualche puttanata, più di una, ok? Adesso, per esempio, io incolpavo Alicia di drogarmi, ma è anche vero che quando ero in Costa Rica, figa, ho pippato in mezzo alle scimmie sulla spiaggia. Sì, il cavrale mi disse, ma che cazzo fai? Oh, era il mio paradiso. Cioè,
però un'immagine bella. Diciamo questo, ragazzi, io questo lo chiedo a Grimbo, lo chiedo a Rubino, lo chiedo a Giuseppe. Ragazzi, convincete Alicia, convincetela, ok? A rifarmi aprire l'account Instagram. Alicia, glielo vuoi riaprire? Ragazzi, io prometto che gli do il nome comune. Ferma. Ma tu da quanti anni è che non dai un bacio alla diva del tubo? Da 7 anni. No, dal 2000. No, da meno. È da quando sei uscito dal carcere. Esatto. Frena Andrea Di Pre. C'hai molti arretrati con questa donna. No, ti spiego perché. Alicia è per molti versi la perfezione. Ha il problema che è senza regole quando si incazza. Capite? È senza limite. Perché, cioè, anziché chiudermi Instagram verificato, poteva, non lo so, magari per dirti, non lo so... Una volta volevo darti fuoco alla macchina. Ma la cosa è tutti, vabbè, non esageriamo. Piuttosto quello, capito? Piuttosto quello. Fugherello, no, è vero, però lei sa che lei lo sa che io non sono come gli altri. Cioè, perché io dico dell'amore che non esiste? Perché io non tradisco. Cioè, io non provo. Per me il sesso è autoreferenziale, capite? Non so se è chiaro il discorso. Okay. Ma Alicia glielo riaprirà il profilo Instagram? Allora, posso parlare in merito al profilo Instagram senza, certo, che mi interrompi? Prego, io intanto ci tengo a dire che io l'ho fatto cadere con le segnalazioni, ma non conoscevo nessuno che gli abbia messo un blocco. Conosco una persona esperta, sapete quelli che sbannano profili, uno molto bravo che ha sbannato anche me. E perché mi ha fatto bannare Luca Romito, tra quello di prima. E il problema è che su quel profilo ci sono state delle violazioni importanti, il che non dico sia impossibile, però non è così scontato. Io però dico una cosa, io nel caso ti posso aiutare ad avere un altro verificato, se quello non fosse... Però io posso dire una cosa, io farò il possibile con i miei contatti solo se lui si farà disintossicare. Oh, questo allora, è un buon compromesso. Questo è un ottimo compromesso, brava. Brava, Alicia. Questo ti ringrazio. No, vedete, non li si può non volere bene. Allora, io vi dico questo. Io, non, qui lo dico pubblicamente, io da Alicia voglio bene, questo lo dico tranquillamente, perché e l'ha dimostrato con il libro. Se lei mi odiava, non mi metteva nel libro. Ha un esibizionista, giusto? Certo. Okay. Ma accetti il suo compromesso o no? Io prometto, io lo prometto qui davanti a voi, perché altrimenti non sono più... Io prometto che se riavesti quell'account, okay, io scriverei comunque il nome di Alicia in descrizione, perché se lo merita, perché per me è un ritorno. Sì, ma lei non vuole quello, lei vuole che ti disintossichi, è una cosa molto più bella, molto più... No, ragazzi, la disintossicazione, ragazzi, la bamba mi ha salvato la vita, adesso per l'amor di Dio... Cioè, ha salvato la vita. No, era un brutto messaggio da mandare. Alicia, credimi. Te l'ha distrutto. No. Alice, cioè, e ha distrutto noi, perché ragazzi, quando Putin è andato in guerra ci sono tantissime modelle in Russia, Giuseppe, che si sono tolte la vita per via di Instagram. Io vi chiedo, togliete Instagram alla Ferragni, secondo voi cosa fa? Sinceri ragazzi, lo riapre. Ma lei fa a parte lo riapre, poi c'è l'imprenditore, riapre un altro, esatto. Si spara in testa, ma no, non si sparerà mai. Ma che si spara a testa? Ma no, Andrea, apre un altro profilo. Però così mi offendete. Ma noi, perché si spara? Ma è un'imprenditrice di successo. Allora, devo dire una cosa: che nessuno, cioè la Ferragni né io, ci uccideremmo per Instagram. Però è vero che lui è davvero, cioè ci teneva davvero, ecco, questo account Instagram, questo penso si sia capito. E purtroppo e Alicia non ha limiti, ma attenzione, lei di recente sta segnalando Videoteca di Preista, che non c'entra un cazzo, è vero o no, Alicia, lo stai facendo?
Su TikTok, però, sì, perché tu mi hai bloccato dalla live e io ti ho fatto sticcare. Capite? Cioè, allora, io come possiamo fare, ragazzi, aiutateci affinché questo non accada più? Lei l'ha messo il compromesso, Andrea, però. Lei ha messo il compromesso, ed è anche un compromesso che ti fa anche bene, molto quindi bello, sembra... sì, esatto. Sì, oltre a quello, però ci tengo a dire che se io vengo trattata bene, non vengo rifiutata, mandata via, bloccata, io mi comporto bene. Ecco. Sì. Perché l'ha bloccata, Andrea? Mi ha bloccata dalla live di Videoteca di Preista, io gli ho scritto... Sì, ma ragazzi, sì. Live, allora, Giuseppe, mi ascolti, ragazzi... Io sono incazzata, gli ho segnalato tutto. Ragazzi, posso chiedere a ciascuno di voi? Allora, Grimbo, qual è la cosa per te della vita più importante, a parte i tuoi genitori? Non è una cosa, è un concetto molto più spirituale, non si racchiude in una cosa. Non c'è una non cosa. So, la... cos'è per te la cosa più importante a cui tieni di più nella vita? La salute. Io posso dire una cosa? Tu, Giuseppe, qual è la cosa più importante? Ti ricordi quando le donne americane ti bastonavano i coglioni con la mazza da baseball? Sì, fra l'altro, quella è una ricchissima inglese che si è di me innamorata, che mi ha riempito di soldi, quella signora lì, la Princess Clara. Però se la mazza da baseball ce l'ho io, ti giuro che guarisci in un quarto d'ora di tempo. Sì, ma io non mi faccio prendere da un mazzo. Non c'entro, Giuseppe, che cos'è per te più importante nella vita? Non hai capito. No. Allora, una cosa, ragazzi. Rubino, per te cosa conta della vita, Rubino? Cosa conta della vita per te? Oltre la mia famiglia? No, che c'entra a Roma? Parte a Roma, no, ma oltre la mia famiglia? Ecco, devo dire che Rubino, quando ho chiuso il canale di YouTube, era molto calmo lo stesso. Oh ragazzi, mi hanno chiuso YouTube. Mi hanno chiuso pure YouTube. Non c'entro con YouTube, non l'avrei mai fatto, perché non sono mai andato. Ragazzi, mi hanno chiuso, Giuseppe, il nostro canale YouTube l'hanno chiuso, il tuo canale, chiuso. Senza motivo. Io non c'entro qui, ragazzi, ci tengo a dire. In realtà quando mi ha... In realtà quando mi hanno chiuso YouTube sono stato malissimo, ma perché è una mia creazione. Vabbè, come ma certo, però... No, scusami. Vabbè, no, la mia creazione è una cosa che ci tengo molto, pure il mio lavoro. Rubino, hanno chiuso YouTube di pre-official, quello con i video di Paniccia, di Simone, tutti i più importanti, senza motivo. E ancora oggi mi scrivono, Andrea, un momento, cioè... Però sono sicuro che non c'entri Alicia qui, sono sicuro che non c'entri. No. Ma scusami, io non l'avrei mai fatto su YouTube. Andrea, vorrei farti una domanda, che è la domanda che ti ha fatto anche prima Giuseppe. Com'è che ti mantieni adesso? Ecco, non hai risposto. No, ragazzi, allora, diciamo questo. Io ho 48 anni. No, ve lo dico, tranquilli. Io ho 48 anni. Io questo non l'ho mai nascosto, il fatto. Io, ai tempi di telemarket, ero un miliardario. Ok. Ragazzi, è la verità. Cioè, proprio l'ho messa in culo a tutti. Cioè a Sgarbi, a Oliva, tutti. Ecco, è vero che molti soldi se ne sono andati in cocco ed è per questo che... una cosa, non pago più nessuna... Figa zero. La figa, se vuole il mio cazzo, darmi i calci nelle palle, deve pagare. Una cosa volevo dirvi, Giuseppe. In Inghilterra c'è un certo Squish, un ragazzino di colore, che fa calci alle palle, che è un imprenditore intelligentissimo, perché non è come da noi in Italia che sembra una cosa da stupidi. In Inghilterra i calci dei coglioni sono visti come uno sport, ma non è uno scherzo, Alicia lo sa questo. Cioè, ma sono cose serie. Ma c'è stato i campionati del mondo? Ma scusami, adesso sì, all'estero ha una disciplina, cioè voglio dire... Ma a parte questo, scusami... Vai, Andrea, adesso che stasera hai l'opportunità, grazie a Burro, di parlare con me, come ti stai sentendo? No, dicevo. Rispondi. Appunto, porco Dio, sono un miliardario, qualcosa mi sarà rimasto, no? Ma quindi vivi di rendita? Ma diventa di soldi che mi sono fatto io con gli artisti? Ma ragazzi, allora, attenzione, io ho un patrimonio in cash molto poco.
Io ti ho chiesto stasera, dopo tanti anni che non ci sentiamo, neanche una telefonata mi hai degnato di fare. Come ti stai a livello mentale? Zio, ero fatto. Comunque in tantissime persone mi chiedono come fa a mantenersi e io che rispondo sempre perché si è fatto i soldi con l'arte. Ragazzi, lo ammetto, Giuseppe, adesso ragazzi, mi mantengo anche nel lusso, guardate. Ci vuoi fare un piccolo house tour? Sono un po' un criminale. Nel senso che dico, la vita è una. Però ho notato che è un po' più ordinata questa casa, hai la signora delle pulizie. Esatto. Anche perché Guarda quel foglio, Giuseppe, guarda quel foglio, porco Dio. Burro, ti posso dire una cosa? No, io voglio parlare solo con Burro. Io vivo nella povertà, non sono ricco come questi signori, no? Non è vero, è ricchissimo. È ricchissimo. A terra, a Lecce, a mezza, è un terriero. È un terriero. Io appena posso vado a trovare i genitori di questo signore. Di chi? Di te, dei tuoi genitori. Voglio parlare con i tuoi genitori. Vai. Vabbè. Ragazzi, però devo dire una cosa. Un po' del buffering. Posso dire un personaggio storico che... Parlo di storia. Hitler, quando è morto... No, Hitler... Praticamente, lui si iscrisse all'Accademia di Belle Arti a Vienna e fu rifiutato giustamente, ok? Lui andò in depressione. Si è fottuto, amico mio, ti ci mando a fanculo. Poi, se io sono matto, sarò uno da CIM, centro igiene mentale, e chi se ne frega. Però una cosa è sicura, io sono più normale di te. E con questo... vi mando tutti. Giuseppe, io ti faccio il biglietto per Praga. Il biglietto per Praga adesso. Giuseppe. Lo sai che io a Rubino l'altro giorno l'ho tempestato di affanculo. Lo sai quante donne lo hanno corteggiato? Ma lo sai? Chiedilo. Giuseppe, ti regalo. Giuseppe, vieni a trovarmi a Praga. Io ho fatto questo favore. Rubino adesso vive nella felicità. Gli ho mandato tanti affanculo. I miei vaffanculo ai miei fans. Se io non gli do tanti affanculo, mi perseguitano. Ragazzi, io comunque lo dico. Io dico grazie a Simone, perché fui io a cercarlo, Giuseppe Simone. Te lo ripeto un'altra volta, il nuovo Andrea Di Pre ce l'hai su Twitch ed è Simone, detto il burro, io lo chiamo burro. Ricordiamolo, facciamo anche una clip di questa cosa, ragazzi. No, l'amico, Giuseppe, io ti scriverò di nuovo adesso, l'amico ritrovato. Simone, tu veramente guarisci tramite due persone. Prima se vieni nel mio vile e ti sistemo io a botte di schiaffi e poi vai dalla diva del tubo, così soltanto ritorni nella normalità. Vabbè, comunque intanto Rubino comunque Giuseppe, ti giuro, io stanotte ti scrivo perché voglio farti un regalo, te lo giuro. Dimmi una cosa, ma tu puoi ritornare in Italia o ti arrestano? Allora, io dico solo una cosa, ragazzi, ma perché in Italia non mi fate i regali di Natale? Tu puoi ritornare in Italia o ti arrestano? Ma no, perché cazzo, io voglio fare i regali di Natale. Oh, bella cosa. Ma tu ci andresti a Praga da Andrea, Giuseppe? Dai, vogliamo rivedere insieme. Vai. Già, ci sta pensando, eh? Guarda, io sono povero e guarda, non bisogna vergognarsi della povertà, bisogna vergognarsi se uno ruba. Questo è il mio pensiero. Bravo, ottima frase. Mi paghi vitto, alloggio, trasporto e voglio una donna cresciuta nelle mura domestiche. Ce l'ho. Basta. Quindi abbiamo allora, aspetta, il nuovo numero. Allora, Giuseppe, ragazzi, fratello.
Oh, comunque, ragazzi, abbiamo concluso con la serenità della Rimbaud, pace. E Rubino, gli avete fatto un regalo enorme, sia di rivedere la diva, sia di vedere Simone. Visto. Perché è, con la diva non era facile rivedere, cioè, però Simone, ragazzi, io gli voglio un bene. Lui è un pezzo, pensate, aveva la maglietta con scritto Andrea Di Pre. No, è vero questo. Lui è... Devo dire una cosa, Rubino, stupendo, quando l'ho vista a Praga, mi diceva, cioè, di te, della di, cioè, devo dire, e poi Grimbaud, io gli dici cose bruttissime, ma avevo capito che avevo una qualità in più, e ecco, però devo dire una cosa, purtroppo, cioè, c'è da dire questo, il discorso di Instagram, è chiaro che io stesso alla mia età potrei anche dire Andrea, basta, questo Instagram va a far culo i social e tutto quanto, però cioè, io lo dico pubblicamente, e per esempio Di Preiccia su TikTok è bellissimo come profilo, le sue divette mi hanno fatto regali immensi, ragazzi, mi mandavano gli sticker, ce ne sono tantissimi di nuovi, tra l'altro. Bello. Vabbè, comunque, perché gli fanno gli sticker Andrea, Alicia, mi fa piacere che Andrea e Giuseppe abbiano chiuso in maniera pacifica. Mi piacerebbe che anche voi due chiariste definitivamente, così almeno la live almeno si conclude. È iniziata male, ma finisce con una riappacificazione totale. Se c'è un punto magari di incontro, posso dire per primo, così ho potuto dire Alice. Allora, in realtà, diciamo, la svolta radicale è stata qualche mese fa, radicale, grazie. La ricaduta, diciamo. Il blocco, diciamo, è avvenuto più che altro per una questione mia artistica. Cioè, ho visto il video musicale, ok, e volevo essere citato, tutto qui, ok. Però purtroppo, ma questa è una cosa che devo fare. Io mentalmente non riesco a... Cioè, vi faccio un esempio. Se io vedessi Alicia sarei felicissimo. Poi però, nella mia mente, mi viene in mente il mio profilo, ragazzi. No, è così, credetemi, e impazzisco. È brutto dirlo, ma è giusto essere sinceri, impazzisco. Certo, lei col libro che ha scritto, il capitolo, ha messo un bel gradino in su, capite cosa voglio dire? Oh, ragazzi, io il libro l'ho comprato subito, all'istante, su Amazon, subito. Ho capito, giusto. Figa, vabbè, quindi... ma sapete quanta gente la guarda? Allora, io vorrei che ora Andrea e Alicia... Sono un pazzo? No, vabbè, pazzo per lei. Comunque, vorrei che sia Alicia che Andrea diceste pace sia tra noi. Oh, solo questo. Così finisce bene. No, senza aggiungere altro, Andrea. O non lo dici o lo dici. Ma hai già... No, un attimo. Sì. Allora, la pace è sicura per me. Lei lo sa questo, lo sa benissimo, lo sa perfettamente, lo sa. La pace è sicura. Quello che mi dispiace è che io vorrei di più, capito? Vorrei di più, ok? Ma non riesco mentalmente. Ragazzi, io mi conosco, io mettevo a Ponte Arche, il mio paese vicino a casa mia, scrivevo Andrea Di Pre invita in teatro allo show. Io vivevo di queste cose, lo attaccavo con lo scotch sui palacarri, capite? Per me è come una cosa... ragazzi, io sono pronto a io sono pronto ad andare da Putin e a fare casino. Cioè, certo, attenzione, io non rinuncerò mai a far casino, però attenzione, adesso che non torna Instagram, non torna Facebook e YouTube, io farò tre azioni clamorose contro questi tre soggetti. Ok. Perché attenzione, colpiscono me, ma immaginate se colpiscono uno giovane come voi, capite? Ci fanno del male a uno di 48 anni che dovrebbe... Cioè, questi sono dei delinquenti, sono dei barbari. Ciao. È vero o no, ragazzi? Punti di vista. Io sto nel mio. Diciamo che ci sono delle regole sui social che andrebbero rispettate. No, perché il primo canale non virava le regole il primo canale. No, non è che sono musicali in cui parlavi di droga che hai messo. Però ascolta, no, allora, chiedo questo per chiudere, prima che Alicia risponda. Ragazzi, Grimbaud e Rubino. Sì. Voi riuscite a convincere Alicia a ridarmi il profilo, e lo può fare, mi parlo come Tenente Colombo, e io giuro che prometto che io il mio profilo ho detto, ti do la password del mio profilo, lo gestisci tu, ma non perché è un piacere, cioè, non perché per ricatto, perché io godo
la mia visione era lei su una poltrona di pelle, ma cioè, vabbè, ragazzi, adesso basta, porco Dio. Vabbè, abbiamo lei capito la tua visione. Aliscia, sei disposta a ridargli il profilo Instagram, se puoi? Cioè, farai il massimo? Prima. Farai il massimo. Esatto. Io voglio che lui esca dalla droga. Allora, io prometto questo, che se Aliscia, perché guardami negli occhi, Aliscia, perché lei è furbetta. Cioè, lei, vi giuro, ragazzi, ha un potere sta ragazza. Io non so che ha un potere. Allora, io prometto una cosa, prometto. Se Aliscia mi riapre Andrea di Preofficial, io il giorno stesso vado in clinica, te lo giuro, vado in clinica. Mi sembra un ottimo compromesso, Aliscia, direi che devi mettere tutto te stesso. No, ragazzi, lo giuro, se no me lo vado in clinica. Aliscia, va bene, accettiamo? Perché il giorno prima che mi chiudesse il profilo, ragazzi, era quasi tutto pronto per lo sposalizio. Non so se è vero, dovevamo sposarci, ma poi tu mi hai mollata, io ti ho chiuso il profilo, perché mi hai mollata? No, l'hai fatto prima e mi sono perso il matrimonio con la sua amica, ragazzi, io mi sono perso un matrimonio da sogno con la sua amica e non vi dico in cosa consisteva perché non voglio dirlo, che ancora adesso mi viene da piangere a pensare a quello che ho perso. Chi era la tua amica lì? Chiara, la mia amica che si è sposata e praticamente volevamo fare una festa a tema ball busting. Ah, beh, schiacciamento di palle. Anche sua madre della ragazza. Comunque. Vabbè, comunque, detto questo, a prescindere da quello che accadrà, io diciamo questo, io mi scuso con Aliscia su una cosa, cioè non è che mi scuso sulla questione del maschio non è vero un cazzo, ma questo si era già capito perché comunque, però è anche vero che io lo ammetto, se uno ti tocca, guarda che ognuno di noi ha le sue cose, c'è gente che magari ha la mania di qualcosa, capito? Certo. E lei giustamente, ma comunque lei è coerente, l'ha sempre detto, non ha via di mezzo, cioè se lei fa la vendetta, la fa totale, cioè questo è il fatto, non lo fa per cattiveria. Capito? Però tu lo sai che l'ho fatto sempre solo per amore di farti del male. Però la cosa grave è che io in realtà non ho mai tradito la sua fiducia, cioè non so se è chiaro questo, cioè, ma non perché non voglio, perché non posso, cioè io non riesco, ragazzi, io sono un democristiano, sono un andreottiano. Minchia. È un discorso un po' complesso da dire questo. No, comunque, l'importante è che chiudiamo con Aliscia, ci dai la conferma che farà il massimo per recuperare questo profilo Instagram? Allora, Grambaud, io lo dico qui. Io non sono Instagram. Ok, però farai il massimo, ok? Farò il massimo. Okay. E se Andrea però riuscirà a recuperare il profilo... Dico una cosa. Vedete com'è importante però l'avvocatura? Quando lei dice non sono Instagram, è falsissima. Lei è Instagram. Lei è Meta. Lei conosce il numero uno di Meta. Capito? Però... No, no, però scusa. È giusto che lei dica che sia riservata. Io però giuro, prometto, e ragazzi, cioè, avvertuto, io giuro che se me lo rivedessi, io vado a farmi ricoverare in un centro, una clinica, mica mi avrebbe vergogno, l'ha fatto anche Britney Spears, per dirti, giusto? Vado in una clinica a farmi disintossicare. Ok, perfetto. Questo è sicuro. Okay. Perfetto, chiudiamo così. Questo è sicuro, sicuro. Andrea. E in più aggiungo al mio profilo il nome di Aliscia Griffanti, che a quel punto diventa imperatrice del libreismo. Perfetto. Punto. Andrea, grazie per essere stato qua, ti ringrazio per i toni che hai utilizzato. Se ciò non accadesse, comunque sia, c'è comunque tantissimo affetto sempre. Per tutto quello che ho avuto. Okay. E ragazzi, grazie ancora per l'opportunità. Grazie a te Andrea per anche i toni di questa diretta, è stato molto educato comunque. Ecco. Grazie anche a te Aliscia, grazie mille ragazzi. Grazie davvero, bellissima grazie. Live, molto seria, mi scuso, ma no. che aveva fatto molto piacere, grazie. Anche a noi, grazie. Grazie mille ragazzi, ciao, grazie belli. Andrea, grazie Aliscia, ciao. Grazie mille. Ciao. Grazie davvero, ciao. Grazie, ciao. Tosta, eh? Mamma mia, David. Tosta parecchio questa, eh? È una dei più toste, penso.
Forse è una delle... sì, perché te stai in tensione col mouse. Minchia, David, sono stato uno... C'ho male tutto qua perché sono stato due ore così col braccio sul loro... A continuare a fare avanti e indietro tra Giuseppe e Andrea sul nome di rimuovere dallo studio. Mamma mia, c'ho tutto male al collo, sono tutto demolito, figa. Porca puttana. Comunque... Forse è la prima live che non ho detto una parola, una delle tue. Vabbè, ma David, ma anch'io. Ma è impossibile. C'era da dire. Cioè, non c'era molto da dire. Sono dei titani del genere, è anche difficile trovare uno spazio. Ma sì, il discorso è che, allora, quello che ho, la conclusione che sono giunto io, chat, voi se siete d'accordo, ditemelo. Allora, relazione super tossica. Sì, sì. Alicia è un po' particolare e tipo è innamorata persa di lui. E lui completamente perso nei suoi pensieri e lei un po' demoniaca nei modi, insomma una relazione sicuramente tossica, purtroppo.